Anche a voi, grazie mille. Allora, è arrivato invece adesso il momento di farvi sentire un'altra intervista, ed è l'intervista realizzata dalla nostra Tonia Cartolano al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese su tutti i temi di sicurezza e di sicurezza legati al Covid. Ministra Lamorgese, salve, grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuta alla Live-In di Sky TG24. Buongiorno a lei. Salve, allora, senta Ministra Lamorgese, siamo in una fase delicatissima di un anno terribile. Si sta per avvicinare il Natale e questo Natale sarà un Natale diverso, l'ha detto chiaramente anche il Presidente del Consiglio Conte. Sarà un Natale diverso perché non potremo neppure raggiungere i nostri cari, i nostri affetti, i nostri familiari come vorremmo. Quindi sarà effettivamente un Natale molto diverso dagli altri, di questo anno davvero particolare. Le posso chiedere qual è lo stato di salute del nostro Paese in questo momento? Guardi, come diceva lei, è un Natale particolare, è un Natale dove noi siamo in pandemia, anche se la curva, da quello che sappiamo, sta lentamente scendendo e quindi sarà un Natale di sacrifici. Dovremo continuare con delle limitazioni alla nostra mobilità. Abbiamo visto l'ultimo DPCM, la mobilità anche tra comuni, oltre che tra regioni e certamente proprio nel periodo natalizio noi dovremo allontanarci da quelle che erano le nostre tradizioni di fare il Natale, la festa tutti insieme. Purtroppo è un sacrificio necessario che ci consentirà poi di poter affrontare l'anno nuovo in maggiore sicurezza. Cosa si può fare per evitare la terza ondata, a suo giudizio? Io lo dico sempre, cioè, certamente i controlli sono necessari da parte delle forze di polizia, tant'è che ne abbiamo fatti, pensi che dal mese di settembre ad oggi sono stati fatti circa 6 milioni di controlli, anche se il 50% sono stati registrati nel mese di ottobre e novembre. Però il problema è la nostra responsabilità personale. Ministra Lamorgese, come vi state preparando per i controlli, quelli nel periodo natalizio? Faccio riferimento per esempio alle strade dello shopping, a chi vorrà lasciare per esempio il paese. Che tipo di presidio state organizzando e state mettendo in campo per fare in modo che appunto le regole vengano rispettate? Guardi, le forze di polizia che noi utilizziamo sono un numero elevato perché sono circa 70.000 unità che saranno addette a questi tipi di controllo, però ripeto, lo faranno con grande senso di equilibrio perché ovviamente nel momento in cui noi teniamo aperti i negozi, le attività commerciali, lo facciamo anche per salvaguardare un certo tipo di economia. Però, e nello stesso tempo, occorre che anche i titolari delle attività commerciali pongano in essere delle precauzioni al fine di non far entrare più persone nello stesso momento e quindi cercando di conservare quelle che sono delle regole primarie e importanti. Certo, sta dicendo sostanzialmente che non ci sarà una militarizzazione del territorio, perché in effetti l'impressione che abbiamo, Ministra, è che il territorio sì sia presidiato, ma anche con un'esperienza personale, poche volte magari si viene fermati. Quindi questo che cosa significa? Scarso controllo oppure discreto? Ma non ci può essere, guardi, un controllo discreto, non ci può essere una militarizzazione della città, anche perché, ripeto, andrebbe in controtendenza con quelli che sono gli esercizi commerciali che noi abbiamo ritenuto di tenere aperti. Quindi se Certo. abbiamo consentito anche lo shopping, toccherà a ognuno di noi fare in modo di evitare che ci siano file di persone ravvicinate, quindi che possono determinare un rischio anche per la salute pubblica. Saranno poi da presidiare le frontiere, Ministra Lamorgese.
Quello sicuramente, perché faremo dei controlli, diciamo, più incisivi, perché voi avrete letto il decreto del Presidente del Consiglio, quindi si tratta poi di fare dei controlli, tamponi per chi entra, per chi esce, quindi ci saranno dei controlli ulteriori alle frontiere, agli aeroporti, proprio per evitare che ci sia un diffondersi della pandemia, e questo dobbiamo stare davvero attenti, perché abbiamo l'esperienza di quest'estate che non è stata un'esperienza positiva, no. E quindi dobbiamo assolutamente evitare che poi ci sia una terza ondata. Ministra, a proposito dei numeri, lei diceva fino a 70.000 unità quelle che saranno impiegate per i controlli in questo periodo natalizio. Partivamo da dove? Dunque, noi certamente adesso utilizzeremo tutte le risorse disponibili, quindi ovviamente durante il periodo delle feste abbiamo sempre messo in campo un numero di uomini maggiori, perché ovviamente ci sono anche, per esempio, sulle autostrade, dove faremo i controlli anche sulle autostrade, ai confini, quindi è ovvio che ci sta una maggiore mobilità di persone, e quindi dovranno essere conseguentemente maggiori i numeri degli uomini utilizzati. Quindi 70.000 è corretto quel numero che mi diceva in totale? Tutto il presidio saranno 70.000 uomini e donne delle forze dell'ordine in generale? Noi metteremo tutto il possibile necessario. Tenga conto che nelle città ci sono anche i militari dell'operazione Strade Sicure. Ne abbiamo 7.050 che sono anche per i controlli agli obiettivi sensibili, ma oltre quelli abbiamo 753 che abbiamo messo in campo proprio per il periodo del Covid, tant'è che questi 753 termineranno alla fine di gennaio, quando dovrebbe finire lo stato di emergenza. Senta Ministra, i momenti di crisi sono anche momenti di grandi opportunità per il mondo, per un paese, e ci auguriamo che possano esserlo anche per noi, per il nostro paese, per l'Italia. Al momento però noi registriamo una grande stanchezza sociale, mi faccia dire così, una grande rabbia, un grande disagio, perché ci sono gli inclusi e gli esclusi, per esempio dai DL Ristori. I vostri sensori che cosa dicono a proposito proprio della insoddisfazione e della rabbia che può esserci tra la società in un momento così delicato per il Paese? Io le dico che sicuramente abbiamo avuto dei segnali anche, e l'abbiamo visto nelle manifestazioni pubbliche, che ce ne sono state tante. Lei consideri che dal 24 di ottobre ad oggi sono state circa 1.000 manifestazioni, e allora questo vuol dire che c'è una grande tensione, però già il fatto che noi abbiamo consentito lo svolgersi delle manifestazioni, che tutto sommato sono andate bene, tranne casi specifici che hanno determinato episodi di violenza, laddove ci sono stati inserimenti da parte di estrema destra, di antagonisti di sinistra o comunque di soggetti che nulla avevano a che vedere con quelle che erano gli obiettivi delle manifestazioni. Manifestazioni, ripeto, legittime, perché ovviamente chi ha partecipato ha ritenuto di essere leso da tutti i provvedimenti, certo, che sono stati adottati dal governo. Però devo anche dire che il governo ha messo in campo risorse notevolissime proprio per far fronte a quelle che sono le esigenze anche dei più deboli, di coloro che venivano a perdere forme di sostentamento, o parliamo anche per quanto riguarda le attività. Parlo dei ristoranti, dei bar che hanno dovuto chiudere a una certa ora, quindi con una perdita di ricavi, per cui si è cercato di intervenire con risorse, con ristori, proprio per far fronte alle difficoltà. Poi teniamo conto che nel nostro paese, non solo nel nostro, ci sono anche delle attività che vengono svolte in nero, e quindi proprio questo momento
di crisi ha inciso anche su quella parte più debole della nostra Italia, e su questo bisogna certamente intervenire, ma lì poi ci sono sia i comuni, anche la Caritas, cioè certo. Ci sono tutta una serie di interventi a livello sociale per far fronte e per dare la possibilità a ognuno di poter dar da mangiare ai propri figli. Senta Ministra, una delle grandi pene di questo anno è stato sicuramente vedere le scuole chiuse, lo hanno detto da più parti, immagino che anche lei insomma come genitore possa diciamo sentire lo stesso disagio, no? Nel vedere una istituzione come quella della scuola non al servizio della nostra educazione e dell'educazione dei nostri figli. Uno dei temi è proprio la riapertura della scuola, stiamo guardando tutti quanti al mese di gennaio. La mia domanda è, c'è la possibilità che per esempio i prefetti possano contribuire nel tema del controllo dei trasporti, quindi per facilitare il ritorno a scuola nel prossimo mese di gennaio? No, guardi, il compito dei prefetti sarà diverso, perché è un compito che è tipico della funzione prefettizia, vale a dire un compito di coordinamento di quelli che sono tutti gli attori in campo, perché ci sia un'apertura al 75%, abbiamo detto sì. Fino al 75% in presenza. Ovviamente questo comporterà una serie di azioni ivi compreso ovviamente l'uso dell'utilizzo dei mezzi pubblici sì. Che dovranno essere incrementati, si vedrà se dovrà essere l'apertura delle scuole fatte in maniera scaglionata secondo le classi, e quindi ovviamente bisognerà lavorare insieme anche alla Regione che ha competenza su questo argomento. Quindi la mia domanda è, i prefetti saranno coinvolti in questo o no? I prefetti saranno certamente coinvolti, perché dovranno trovare la sintesi delle diverse posizioni in campo. Perfetto. Cercando con la loro autorevolezza di consentire un'apertura nel migliore dei modi a gennaio. Ministra Lamorgese, nel 2020 sono risaliti nuovamente gli arrivi di migranti, ma abbiamo sempre però più difficoltà a rimpatriarli. Qual è il tema? Che cosa non riusciamo a fare ad ottenere, per esempio, dall'Europa e dagli altri paesi, quelli dell'Africa? Allora, innanzitutto voglio dire che è vero, sono aumentati, e sono aumentati soprattutto gli arrivi dalla Tunisia, dove c'è una grave crisi non soltanto pandemica, ma una crisi sociale, economica. I rimpatri, per la verità, con la Tunisia siamo riusciti a farne un numero abbastanza elevato, perché con l'accordo con le autorità tunisine abbiamo fatto non soltanto tanto i voli di rimpatrio, i due tradizionali che si fanno ogni sì. settimana, ma abbiamo avuto anche 10 voli aggiuntivi, e quindi devo dire che abbiamo fatto fino adesso, teniamo conto che per tutto il periodo del lockdown sono stati bloccati i rimpatri, ad oggi ne abbiamo fatti 3.004 e dalla Tunisia, per la Tunisia sono circa 1.800. Ministra, un'ultima domanda per lei, so benissimo che lei è un ministro di questo governo, ma ministro tecnico, però le voglio chiedere se alla luce delle frizioni nella maggioranza, per esempio per il voto sul MES, lei teme per la tenuta della maggioranza e del governo? Guardi, io penso che in una coalizione di governo come quella che abbiamo oggi, poi, e lo vedo anche quando si svolgono i consigli dei ministri, un punto di sintesi, certo ci possono essere idee diverse su alcuni aspetti, ma poi si riesce sempre a trovare un punto di sintesi, e quindi io spero che anche in questa occasione si troverà, perché l'Italia in questo momento ha bisogno di stabilità proprio per la crisi che stiamo vivendo, e dobbiamo fare tutti insieme un'opera per uscire dalla crisi e ritornare a vivere la nostra vita in maniera normale. Quindi io mi auguro che il senso di responsabilità prevalga su tutto.
È una sorta di appello il suo, mi pare di capire. No, non è un appello, perché io lo dicevo prima, credo che una sintesi si riesce sempre a trovare, quindi anche in questo caso credo che sarà nello stesso modo. Ministra Lamorgese, la ringrazio molto per aver accettato il nostro invito, le auguro buon lavoro, grazie per essere stato con noi a questo evento Live in Sky TG24. Buon lavoro. Grazie a lei, buon lavoro a lei. Grazie.